Abbiamo Maria Grazia che ci sta seguendo, ci sta riprendendo. Infatti ho notato subito una somiglianza. Allora, queste parti d'Italia, siete davvero tantissimi, se non me le scrivo faccio delle gaffe pazzesche. Siamo sempre a Leverano, Coppa Italia di selezione su Panca, un evento grandioso con tanto pubblico, tanti campioni, è una neocampionessa della categoria 55, sei tu, Roberta Nitti, ciao Roberta. Ciao. Diciamo una somiglianza con Maria Grazia, con tutta la tua sorella che ho già intervistato in occasione di un'altra medaglia. Io non ti ho mai visto gareggiare. No, questa è la mia prima gara. Ma come è che oggi molti atleti gareggiano per la prima volta e si portano a casa una medaglia d'oro? Non te l'aspettavo. No, sarà stata fortuna la mia. Ma sicuramente è stata fortuna. Avvicinati un po', non avere paura. Beppe Merola viene in pace, sportare viene in pace. Com'è andata la gara? Avevo un po' di ansia all'inizio, perché essendo la prima... Non so bene come funziona, però poi è andato tutto bene. È davvero un colpo di fortuna. Sei andata benissimo. Complimenti. Una medaglia d'oro importante che fa bene a te e fa bene alla tua società sportiva. E approfitta, perché noi siamo una vetrina. Parla un po' della tua palestra. Dici qualcosa di bello, ovviamente. Allora, la mia palestra è principalmente un box di CrossFit. E fanno anche sport come funzionale o posturale, della ginnastica leggera. Grazie al coach che voglio ringraziare, Angelo Iorio, adesso c'è anche una parte della palestra che allena powerlifting. Ma lo vuoi ringraziare perché ti sta guardando in questo modo? No, perché grazie a lui sono arrivata a questo punto. Io da un anno faccio questo sport. Beh, non è una colpa. No, però. E quindi grazie a lui comunque si è aperta, diciamo, questa nuova ala della palestra in cui facciamo powerlifting. Quindi squat, panca e stacco. Però c'è da sottolineare che il nostro assetto di panca è diverso da quello che abbiamo fatto qui. Quindi per me... La difficoltà era doppia. Sì, perché ci sono tanti regolamenti, come dicevo nelle altre puntate, davvero molto difficili da ricordarseli tutti, perché poi fai bene l'esercizio, se ti dimentichi che sposti il piede, alzi il sedere. Sì. Tu hai nominato il tuo allenatore, come si chiama il tuo allenatore? Hai detto? Angelo Iorio. Angelo Iorio, vieni. Angelo Iorio, a me piace così, il nostro format è così, spontaneo, elastico, dinamico, non siamo... Una grande testata giornalistica, però ci piace essere definiti unici e originali, e quello che facciamo riscontra abbastanza, cioè, l'interesse, e stiamo avendo ragione. Ma una ragazza che scende, cioè va in gara per la prima volta e vi regala una medaglia d'oro, ma non per fortuna, prima si scherzava, cioè è una grande soddisfazione. Sì, è una grandissima soddisfazione. Come ci sei riuscito? Lei si applica molto, è molto brava, quindi ce l'aspettavamo. Ci aspettavamo un buon risultato, però è andata oltre le aspettative, ha fatto primo, quindi siamo molto, molto contenti. Ma sembra pacifico questo allenatore, è bravo, vero? Sì, sì. Quindi è abbastanza flessibile, elastico. No, molta pazienza con me, diciamo. Ok. Noi abbiamo intervistato tempo fa Maria Grazia, abbiamo parlato della vostra struttura. Ti farebbe piacere se... Veniamo a breve a trovarvi a Casa Massimo. Certo, come noi siamo sempre aperti, quindi aspettiamo. Quindi sono aperti 24 ore su 24. Tra una domenica siamo sempre aperti, quindi quando volete. Io sono un po' così, scusa. Vabbè, verremo a trovarti sicuramente. Tutti i riferimenti della loro palestra li trovate nei testi del post. Ragazzi, condividete la nostra passione, condividete il nostro video, lo sport ci chiama a sportare. Ciao a tutti, grazie. Grazie.